Mamma mia. Un'altra caduta, transita adesso intanto Gazzelli con Todole, anche un altro uomo dell'Alfa Seconda, si trattava di Corioli nel tentativo di riportarsi in gruppo, però con le immagini ci stiamo soffermando su questo uomo e vedete addirittura hanno un corridore che è terminato a terra, hanno problemi, nessuno ha la possibilità di tagliare il cinghiolino del casco. Stacchiamo con le immagini per il momento, torniamo, potrebbe essere torniamo Slugter, sulla corsa. Slugter della Rabobank. Questo massaggiatore dell'Euskaltel, uno della Saxo Bank, che stavano cercando qualcosa per tagliare il cinghiolino del casco. Andrea De Luca. Sì, sono di fianco a Bach, stanno prestando soccorso al ragazzo della Rabobank, esce il sangue dal naso in questo momento dalla mia posizione, naturalmente per discrezione non mi avvicino più di tanto, comunque si muove, continua a muovere le gambe, ha delle abrasioni sul pantaloncino, quando ci sono novità vi richiedo la linea, io resto qui. Ci confermi che è Slugter? E dovrebbe essere Bach, no, dovrebbe essere no, no, Bach. No. Adesso ve lo confermo comunque. No, Bach, scusate un attimo. No. Vi confermo Slugter. Okay. Sì, vi confermo Slugter. Grazie, scusate, grazie. È una concitazione del momento, sbagliato squadra. Grazie, grazie Andrea. Dunque, Tom Hjelte Slugter della Rabobank. Importante comunque le parole che abbiamo sentito da Andrea. Andrea De Luca, che ci stava dicendo appunto che il corridore si aveva delle forti abrasioni, delle grosse abrasioni sulla corpo, ma che si stava muovendo, che muoveva le gambe. Una brevissima pausa per noi in questo momento, ve lo confessiamo, ci vuole proprio. Vi riproponiamo per quello che abbiamo potuto capire della dinamica della caduta di Slugter, il corridore della Rabobank. Vedete, sembra che abbia avuto un contatto prendendo la borraccia con l'assistente della propria squadra, avete visto quel signore con la maglia arancione sulla destra, ha perso il controllo della bici ed è caduto rovinosamente sull'asfalto, naturalmente ci auguriamo che non sia niente di grave, che possa riprendere. A te la linea. Grazie Silvio, torniamo da Andrea De Luca, perché avevamo proprio bisogno di che tu ci dessi delle informazioni, così il fatto soprattutto che sia cosciente, che sia rimasto cosciente Slugter, il corridore della Rabobank che è ancora a terra. Intanto finisce qua, quando mancano 10 km alla conclusione, la fuga di Martin Kohler raggiunto da Gadré e da Binning. Una delle nostre moto di ripresa è rimasta chiaramente ferma lì sul punto, nel luogo dove è successo l'incidente, dove c'è stata la caduta di Slugter, che è sempre a terra. Davanti stanno tirando Righi, Niemet. Non è molto, ma ci dobbiamo accontentare, e comunque va bene. Di vedere Slugter che stava muovendo le gambe. Sì, allora una precisazione per quanto riguarda il racconto di Silvio Martinello, con l'uomo con la maglietta arancione non è della Rabobank, ma è della squadra dei Baschi, dell'Euskaltel Euskadi. Solo così a notizia di cronaca. La cosa importante è che Tom Slugter risponde perfettamente alle domande, adesso è arrivato anche i medici di gara con il professor Tredici, lo stanno per precauzione immobilizzando con il collarino, comunque il ragazzo è cosciente, ha risposto a tutte le domande, ha dolore soprattutto dove ha colpito, quindi arcata sopraccigliare, adesso comunque mi sembra che il flusso di sangue, la perdita di sangue dalla ferita si sia fermato e stanno prestando i soccorsi in attesa che arrivi l'ambulanza per portare via il ragazzo. Comunque credo che si possa rassicurare tutti sulla situazione, si è fatto male, però per fortuna non è grave.